Salve, salve a tutti cari amici e soprattutto non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Allora ragazzi, come si dice, quando la pezza è peggio del buco. Allora io, se dovessi fare un video in cui affermo delle cose, dico delle cose che possono avere un minimo di fondamenta, per carità, si può avere anche, non magari espongo una tesi, faccio delle affermazioni riguardanti un argomento, ma quando poi mi rendo conto che effettivamente ho detto delle stronzate, io per come sono fatto, dico ragazzi, anzi è successo che io mi scusassi per aver dato delle impressioni sbagliate, ad esempio come era successo per il Spocket, quindi insomma è come mi è stato, come molte volte mi è stato insegnato nella vita, ci sta, no? Ad ammettere i propri errori e a dire ho sbagliato, ho detto una cazzata. No, invece, pur di non ammettere che fondamentalmente si è detto delle stronzate, si mette una pezza che è peggiore del buco che hai fatto. Allora, dire che per parlare di una storia in modo esaltato se ci è piaciuta o in modo molto negativo se la storia è brutta, non serve avere per forza una concezione tutta la testata, anche perché, come ho già detto, nessuno di noi compra tutte le serie, conosce tutte le serie che sono in corso, e però possono esprimere un'opinione su un fumetto X anche in modo esaltato o in modo totalmente negativo. Mi ricordo che tempo fa, come qualche amico del canale mi ha ricordato, che lo stesso Burattini fece una gaffe del genere, dicendo non si può parlare di Zagor se non si conosce tutte le storie del personaggio. Molti che leggevano Zagor si sono sentiti presi in causa, ci sono rimasti mai da questa assurda affermazione, tant'è vero che poi lui tolse il post che aveva fatto, perché si rese conto di aver detto una cazzata. Ecco, il creator che dice che c'è stata una c'è stato un plebiscito a favore del video, che su alcune cose condivido, ma sulla maggior parte sono stronzate, sono cazzate, perché si può e si deve elogiare una singola storia, perché il video che ha fatto l'agenzia di viaggi, l'agente di viaggio, si contraddice in più volte, e io e Sergio l'ha fatto anche notare facendo un video in cui per pezzo, una reaction in cui proprio ha analizzato le incoerenze che ha fatto. Perché se tu dici, per parlare di un fumetto bisogna analizzare tutta la serie, e poi mi dici che Storia di Rory, che è una singola storia, è un capolavoro, anche chi non legge Nathan Never Defila lo può capire, vedi che il tuo discorso si autocontraddice. Quindi questo plebiscito che tu dici non è un plebiscito, è soltanto, anzi ho letto diversi commenti, e molti si sono resi conto e ti hanno anche scritto che hai detto delle gaffe, hai esposto dei pareri su Dragonello che non leggi. Fai esempi di storie singole dicendo che, e poi nel frattempo dici che per parlare di una singola storia, per elogiarla, tocca conosci tutto quanto nella neve. Allora io se per dire che Storia di Rory è un capolavoro e lo devo dire in modo esaltato, non lo posso dire se non ho letto tutto il periodo, che poi questo periodo da quando va, o decidi da quando? Tu sei tu che decidi te i criteri in cui si deve basare questa analisi di un anno, due anni, dieci, quanti so, boh, non si sa. Quindi invece di dire ho detto delle cazzate, perché se tu dici analizziamo un periodo ci sta, ma per parlare di una singola storia io parlo della singola storia, anche perché la stessa Bonelli non c'ha una continuità nei progetti che fa, cioè. Quindi io penso che questo plebiscito immaginario, che poi la maggior parte di molti commenti sono di tuoi amici, sento parlare di ambiente, tu dici ambiente tossico, e poi dici pubblicamente che tu ti senti con le chat private, WhatsApp, è quello il problema, cioè Faber non fa parte di nessun gruppo privato,
non fa parte di nessuna chat privata, io, se mi devo sentire con altri creator, mi sento direttamente con loro, non faccio parte di gruppi. È proprio, secondo me, questo è il mio pensiero, la tossicità della quale stai parlando è alimentata poi da questi gruppi. Ma a me pensi che non mi sono arrivati i screenshot con tutte quante le cose che all'interno di questi gruppi dite, sputando cattiveria pesante alle spalle del creator in gruppo? Con mi volevate segnalare, facciamo le segnalazioni di massa perché volevate chiudere, far chiudere il mio canale perché non andava bene se io strappavo un fumetto. Cioè, poi sento parlare di tossicità. Questo è l'ennesimo discorso incoerente che fai e che sento fare. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Poi dici, poi sei simpatico, molto simpatico. Dici che mi devo fare più trombate, in poche parole, ma tu che ne sai che mi manca? Dici che il tuo video è ringrazio tutte le persone che non hai guardato il mio video e non hai guardato quello di Sergio perché ti sono stati mandati. Non ti stronzate, che i video li, tutti quelli, quest'area di superiorità in cui dite ah io non ho visto, no, allora non parlate, perché parlate di video se non manco li vedete? Anche altra cazzo, cioè, come faccio io a parlare di un video che non mi è piaciuto, che non vanno bene, se non lo vedo, allora non dovresti neanche dire nulla, perché se il video non l'hai sentito, che fai? Parli per sentito dire, cioè, quest'area di superiorità, poi che dici, ah, sento dire, il video sta andando molto bene, prima dici che si fanno certe cose prima dici che si fanno i video per clickbait, per visualizzazione, poi dici, il mio video sta andando bene, il tuo video sta andando bene, perché Faber ha fatto un video in cui, e anche Sergio ha fatto una reaction, ecco perché il tuo video sta andando, tra virgolette, bene, viene visto perché Faber ci ha fatto un video. Quindi io penso che invece di dire, ho cercato di fare un discorso che però non regge, non sta in piedi, perché io faccio l'opposto, continuo a fare le recensioni singole degli albi, però come fai a dire se è un capolavoro o no, se devi analizzare il periodo, cioè hai detto tutte cose, parli di tossicità quando hai ammesso pubblicamente dei gruppi privati, e chat, e io, a me mi sono arrivati screenshot in cui sentivo e ho visto parlare male di tanti altri, cioè, e questa è tossicità, non è tossicità. Se io faccio un video su YouTube e esprimo delle cose, ci sta che qualcuno me le critica, però non facciamo gli ipocriti, non diciamo tossicità quando poi siamo i primi a parlare male della gente nelle chat. Io non lo faccio perché io con i creator con i quali voglio sentirmi, mi sento direttamente. Se devo sentirmi con Sergio, se devo sentirmi con Domenico, mi ci sento proprio. Non mi serve, se devo dire qualcosa, non me nascondo, io ci faccio il video, cioè. Quindi io direi che, invece di usare questa aria di superiorità, dicendo che gli altri devono trombare, quando fondamentalmente, secondo me, ti sei reso conto di avere esagerato con questa tesi che non sta in piedi, perché tu stesso ti contraddici passo dopo passo nelle azioni che fai, basta fare questo finto perbenismo moralismo di tante cose quando poi si è i primi che le fa, cioè, che si fanno. Cioè io dico, invece di parlare sempre, di cercare di passare per il buono di turno, ma non diciamo nulla, facciamo quello che dobbiamo fare, senza che però dopo... Perché adesso quando farai il video sul centenario, quando farai il video sulla saga di Super Mike che non segui i personaggi, come la fai sto video? Sei casato perché oddio mi è piaciuto tanto oppure non ti è piaciuto? Come lo fai sto video? Visto che non puoi, come tu hai detto. Quindi se tutti quanti voi, amici, sostenete questa tesi, perché la maggior parte di voi compra i fumetti in base alle storie. Quante volte sento dire, io questo mese compro Tex, compro Dampir, compro Nathan Never, perché c'è questo autore? O perché questa storia è bella? Anche tu hai consigliato, quanti video hai consigliato? Consiglio questo fumetto qua, pure se non conoscete la continuità o tutto quello che c'è dietro. E però nel frattempo dici che non si possono giudicare storie se non conosce il periodo. Questo è un video totalmente contraddittorio. E come si fa a vedere a favore? Cioè, io veramente, questo plebiscito che è soltanto nella tua immaginazione, perché ho visto anche, ho letto anche dei commenti che mi hanno stupito, anche di tuoi amici, che ti hanno detto che condividono al 50% quello che dici. Quindi meno male che almeno qualcuno un po' del buon senso ce l'ha, perché è una follia. Cioè, è come il discorso che ha fatto Burattini. Cioè, io non posso giudicare una singola storia, consigliarla o parlarne bene o male in modo esaltato se non conosco tutto il periodo. Ma la Bonelli campa facendo fumetti proprio sulle... Cioè, ogni...
come ho già detto nell'altro video, che tu dici che non hai visto, allora, e allora non dovresti parlare se non l'hai visto, o se l'hai visto dovresti dire ho detto una cazzata. Questo discorso non c'ha logica. Sergio te l'ha smontato pezzo per pezzo. Cioè, ma che, cosa c'è di sbagliato nel dire ho detto una cazzata? Cioè, hai detto una cazzata, perché tutti quanti possono... La Boelli fa le storie singole apposta. A volte come Dumping in Arabia sono incontimili, anche Dragonero è incontimili. Ma pure Dragonero alcune cose sono capibili lo stesso. Cioè, io per esprimere un parere su una... Che poi la cosa che più rimangono di tutte queste cose sono le singole storie. Quando noi parliamo di Landoco, noi ci ricordiamo le singole storie, ci ricordiamo Morelli Invisibile, Lungo Halloween, Johnny Freak e tante altre. Le notte erano le piene, Giacco Squartatore e tante altre storie che ha fatto. Quando parliamo di Alan Nevere, se ricordiamo noi i se ricordiamo storia, hai citato storia di Aurore. Tu citi storia di Aurore dicendo che è un capolavoro. Come fai a dire che è un capolavoro? Tocca analizzare il periodo. Perché fai video di singoli albi se tocca analizzare il periodo? Cioè, ma è un video che non sta, è una tesi che non sta in piedi. Io, cioè, questa qua è una cosa per... ha voluto mettere una pezza, hai fatto una pezza più grossa del buco, cioè, hai detto una stronzata, cioè, hai detto una cazzata, adesso da stare in girà, quello e quell'altro, hai detto una stronzata, Sergio ti ha smozzato il video, il plebiscito che tu stai dicendo è un plebiscito di chi? Di gente che sostiene il tuo canale. Io quando ho letto alcuni commenti, ho visto anche che c'è chi ti ha detto che è un discorso che c'ha logico fino a un certo punto. Ma è inutile che fai il simpatico, io devo pensare qua e non guardi i vostri video. E la cosa poi che mi dà fastidio è questa finta, come si dice, questa finta, questo finto berbenismo, no? Nel dire, ormai il fumetto è un mondo tossico. Qual è il mondo tossico? Quando poi dopo si alimenta nelle chat tue, almeno se devo fare un video te lo dico in fascia, non mi serve fare i gruppetti per segnalare i video tuo tanto perché mi stanno sul cavolo che strappo il... Poi parli di ambito tossico e se ti tocco il personaggio preferito tuo metti a piangere con i bambini di 5 anni? A me se mi tocchi Dragon, poi mi metti a ride. Cioè, poi mi pare queste cose soltanto in questo ambito, perché io quando vedo mio fratello Domenico che strappa i manga, la gente si mette a ride, oppure... Cioè, è proprio una concessione, secondo me, che è un tabù che è veramente... Che è ridicolo, che è veramente ridicolo. Cioè, poi ripeto, è inutile che dite queste cose, perché... Quando tu dici, il video sta andando meglio... Perché Faber ti ha fatto il video? Perché Faber ha fatto il video in cui ti ha tirato in ballo? Perché prima cosa sei stato tu a farlo. Perché poi è inutile, se tu mi mandi le frecciate... Perché il video l'hai fatto tu, Tu sei tu che hai fatto... Che, prima cosa, se tu fai un video in cui metti una tesi in giro, c'è sta che qualcuno te la può contraddire o no, perché se tu fai un video pubblico, io voglio fare un video su quello che tu hai detto perché mi sembra una stronzata, poi dopo comincia a lanciare frecciate. Quello, non andare a letto a quello che fa lo show. Faber, il famoso show che dice, a parte che sono momenti di gogliardia, e visto che tu dici che nei video non li guardi, tu sei il primo, come fanno tanti altri, che vi sofferma soltanto quando lo strappo. Ma non le sentite le critiche che muovo? Che sono fondate? Perché non mi venite a smontare le critiche che faccio? Tu dici che non guardi i video, però li vuoi commentare e però li vuoi anche sminuire. Ma se non li guardi? Dici che è lo show, ma tu non hai sentito la critica che ho mosso. Non ti interessa? Perché mi critichi, mi giudichi? Perché giudichi un video... Se io muovo una critica nel momento della gogliardia, perché tu ti fermi soltanto alla gogliardia, ti fermi soltanto a quando faccio strike, ma quando dico le cose prima, quando mi sono messo a analizzare i motivi per cui per me quella storia è da strappare o è brutta quella storia e per farlo non mi serve che ho letto tutto una Danever del cavolo, gli 800 numeri che Ainsha faccio un cavolo di do fuoco e collezioni già te l'ho detto una volta, poi non mi dire è un'altra cosa che mi fa girare, che dici i video mi sono stati segnalati e la gente li ha visto pure schifati. Nel video che tu dici che qualcuno ha visto che si è schifato, ho soltanto risposto a quello che io dico. E poi è inutile di ste cose, perché poi un sacco di canali sono stati aperti dopo il mio, e molti mi avevate scritto all'epoca, io ho aperto il canale guardando i tuoi video, e molti della tua cerchia mi commentava a me sempre. Poi ho cominciato a dire quello che pensavo quando c'era da farlo, ma anche per farsi due risate, e voi non vi sta bene. Ma questo non è un ambiente tossico, questo qua è un ambiente che dovete starci.
al gioco tra virgolette di YouTube. Perché se io espongo una cosa su un fumetto, sta parlando di un fumetto, se io strappo il tuo fumetto preferito del cavolo e a te ti è piaciuto tanto, fai un video in cui come faccio io, a me è piaciuto questo, questo e questo, però non vado a esagerare come fate voi, perché il mio esagerare è un esagerare di un lettore esasperato di una storia singola. Ma non vado a dire a te come devi fare i video, facciamo le segnalazioni di massa e cose private. Ma veramente, ma io a me fa specie chi poi sostiene, chi poi ti dice che c'ha ragione. Perché chi ti dice che c'ha ragione, quando poi parlerà, li sentirò parlare di albi singoli, quando fanno le recensioni, ne possono fare, e neanche tu le puoi fare. Quando uscirà Supermarket, come lo farai sta recensione? Può essere che manco la fai, mo, perché adesso mo che hai detto sta cosa, non la fai, perché se la fai contenta, io ti posso dire, ma... ha analizzato tutte le sciagure dei burattini? Se la fai negativa ti dico, e come fai a parlare? Hai letto soltanto quella saga? Quando esce il centenario ci fai il video? Ma che è un video totalmente che non c'ha basi, totalmente contraddittorio, perché le tue azioni si contraddicono, perché fai video di singoli albi consigliandoli e no, parli in ambiente tossico e stai nei chat privati a parlare male dell'altri, questo ovviamente non lo posso sapere, però presumo io che nei WhatsApp, che, cioè, a me sono arrivati gli screenshot, ho scritto facciamo le segnalazioni, quindi mi immagino che non dite tante cose belle degli altri che vi stanno antipatici. Io almeno, se devo parlare di qualcuno, magari lo posso dire a un mio amico, magari posso dire in privato a qualcuno quello che mi sta antipatico, ma poi ti faccio il video e te lo dico pure in faccia. Cioè, io almeno sono sempre stato sincero, schietto, e non faccio parte, ripeto, di nessun gruppo di ambiente tossico che viene criticato e poi ci fate parte. Cioè, poi dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Quindi non dire, io non voglio continuare, non voglio alimentare, neanche io. Infatti questo qua è l'ultimo video che faccio, visto che mi dici che me lo fai una trombata, visto che parli di ambiente tossico, e visto che continui, che invece di dire ho sbagliato, dici che la tua tesi è giusta, e poi io ti aspetterò al varco quando parlerai bene del fumetto, quando anche altri creator che ti danno ragione parleranno del singolo albo di una serie che manco seguono. Perché allora, quando dite, sto mese io non leggo Dampir, ma sto mese c'è sta il disegnatore X, lo prendo, quando farai il video, se è positivo o negativo, devi farlo attento a come parli, perché sostieni la tesi che devi conoscere tutto quanto il fumetto. Ma che roba è? Vabbè, sostenetelo voi, questo plebiscito immaginario, che è dovuto soltanto perché Fabert ha fatto il video. E adesso succederà la stessa cosa, perché adesso io ho fatto questo video, quindi ora la gente si andrà a vedere il video nel quale tu affermi in questi due minuti queste tre cose che adesso ti ho risposto per l'ultima volta. Quindi anche adesso l'ultimo video che hai fatto, grazie a questo, ti salirà di visualizzazioni, come tu le parli, come tu dici. Questo plebiscito che sopporta la maggior parte amici tuoi. Quindi vabbè ragazzi, io non ho nient'altro da dire, ho fatto questo video perché... Tanto perché c'è... Se io sbaglio, chiedo scusa. Cosa c'era di male a dire? Oh regà, ho detto una cosa che ho esagerato, perché sono il primo che si contraddice. No, invece, cioè, se io dovessi sbagliare, quando ho sbagliato su DC Pocket, ho chiesto scusa. Chiedo scusa. Se io sbaglio di una cosa, chiedo scusa. Quando io vi dico, ragazzi, a volte su queste cose chiedo scusa quando esagero, ma io lo faccio volutamente. Lo so che se io faccio in un momento gogliardi, come faccio prendere un po' dal video, mi esalto, ma io chiedo scusa, però il concetto è quello. Però lo so che io Faber lo sa che quando a volte esagera, lo sa, lo faccio volutamente, ma lo so, me ne rendo conto. Quindi su quello io sempre, poi se qualcuno non lo capisce, non capisce che la mia è un modo di interpretare il fumetto molto, molto sanguigno, come dice il mio caro amico Giovanni Guardi, come dice il mio fratello Domenico, o come dice Sergio, che nel momento dello show, come tu ed altri chiamate, Fabio, però analizza delle cose che in questi anni sono uscite fuori, che prima non si diceva, almeno per quanto quando cominciò a fare video io su YouTube, nessuno parlava di queste problematiche così, perché a me piace quando serve criticare. E da quando faccio i video io, molte persone si sono scoperte e hanno cominciato a scrivere, a dire e a fare anche altri video, come tanti altri credono, e questo sono contento, le cose che io penso. Quindi insieme uno come pensa, siamo in tanti. E quindi, come io rispetto che voi dite capolavoro a certe studio che per me sono inconcepibili, voi dovreste rispettare che Faber vi strappa il fumetto che compro io, ci faccio quello che mi pare. Se vi sta bene, amen. Io accetto le critiche, accetto i controvideo, accetto quello che vi pare, però anche voi accettatelo e soprattutto non fate discorsi di pura incoerenza. Perché, ripeto, poi chiudo, l'ultimo video che hai fatto, dici delle cose, fai come Max Bunker, che dice una cosa e il cervello poi ne fa un'altra. Cioè, tu dici che non si possono parlare dei singoli albi quando tu fai tutti quanti i mesi i video, in cui sconsigli o non sconsigli una storia,
hai detto che Storia di un è un capolavoro, ma quella è una storia singola. E allora ti faccio un altro esempio, poi la chiudo. Se 12 albi della neve, Storia di un è l'unico capolavoro, e le altre 12 sono belle, come il periodo? È un periodo brutto, però quella storia lì si salva o no? Certo che la salvi, e infatti allora si salverà perché è un capolavoro, come ti ho detto. Cioè, il periodo è una cosa, l'albo singolo, che può piacere o non piacere, può essere valido o non valido, ci sta e se ne può parlare in modo esaltato, nel senso di contentezza, e esaltato anche che ci rimani male. E poi ricordati che i periodi li fanno proprio i fumetti dei quali tu parli. Perché se un fumetto buono su 12 vuol dire che è un periodo brutto, però quella storia lì, se è un capolavoro, è un capolavoro. È un capolavoro pure se il periodo è brutto. E che vuol dire? Che vuol dire? Quello che ho messo adesso con Giulia, che tutti quanti dicono non si compra più, è brutto, eppure mi pare che sono quattro albi, uno meglio dell'altro. Cioè, un video totalmente incoerente. La pezza è stata più grossa del buco che hai fatto. E qui chiudo e ringrazio, perché adesso questo altro tuo video verrà visto un'altra volta, e non per il plebiscito, perché Fabert ha fatto l'ennesimo video.